dovevano essere 217, alla fine sono stati 243 i giovani e gli adolescenti che hanno partecipato con successo al progetto Esserci nel quartiere, il percorso di inclusione sociale e lavorativa che ha riguardato particolari categorie di ragazzi a rischio devianza, realizzato dalla città metropolitana di Napoli in partnership con i comuni e con operatori del terzo settore. I risultati del progetto, presentati nel corso di un convegno tenutosi nella sala del Consiglio metropolitano di Santa Maria la Nuova, parlano di ragazzi fuori da ogni percorso, di quartieri difficili, il Parco Verde di Caivano, il rione Salicelle da Fragola, le Casacelle a Giuliano, il rione Ponte Citra a Marigliano, i quartieri di San Giovanni e Ponticelli a Napoli, il Parco Enrico De Nicola a Castello di Cisterna, considerato la più grande piazza di spaccio dell'area nordorientale, che nella stragrande maggioranza hanno ripreso in mano la loro vita e completato il loro corso di studi, conseguendo la licenza media, la maturità, una ragazza addirittura con 100 centesimi, si sono iscritti all'università o hanno frequentato corsi di formazione e hanno fatto il loro ingresso nel mondo del lavoro. Il progetto, che è durato 2 anni coinvolgendo più di 70 figure professionali, è stato realizzato dalla città metropolitana, che si è aggiudicato un finanziamento di 3 milioni di euro nell'ambito del PON Legalità. Ho appreso con anche soddisfazione che dei risultati importanti ci sono, che il modello che abbiamo voluto avviare è un modello che ha dato dei risultati, quindi che è vincente e che può essere eventualmente replicato o adottato per dare continuità a un'iniziativa che è risultata utile. Metodologie come quelle del cosiddetto aggancio direttamente nei luoghi di vita, ancorché a rischio dei ragazzi, e della creazione di piani individualizzati di accompagnamento educativo, i PIAE. Noi riusciamo a intercettare i ragazzi che sono a rischio di evasione, ma poi cosa si fa? E questo progetto è particolarmente interessante perché prevede una presa in carico individualizzata dei ragazzi, quindi dei piani proprio educativi che sono costruiti su misura per loro, e anche gli interventi sono interventi costruiti su misura dei territori, dei diversi territori che sono stati coinvolti nel progetto, coinvolgendo gli attori e le energie e le risorse che sono presenti. Oltre al procuratore generale presso il Tribunale per i minorenni, Maria De Lusenberger, a docenti universitari e operatori del terzo settore, hanno preso parte al convegno sindaci e amministratori dei comuni interessati e consiglieri metropolitani. La parte politica è fondamentale in un progetto del genere, perché oggi bisogna includere tutti e parecchie amministrazioni sono poco permeabili a molte situazioni molto delicate, perché oggi in Campania c'è tanto bisogno di legalità. Dal dibattito è emersa una posizione comune: queste azioni non devono rappresentare più progetti a termine, ma devono essere permanenti, mettendo in rete scuole, istituzioni, imprese, società civile. È importante che questo sia il primo passo verso una stagione di progetti che devono andare sempre nella direzione di recupero delle giovani generazioni e di quello che deve essere la vicinanza delle istituzioni ai giovani.